thank you Bene, oggi cari amici di Telegarda, puntata specialissima. Perché? Perché voglio appunto parlarvi di alcuni aspetti proprio speciali, particolari del dialetto. E naturalmente ho bisogno, come sempre, della lavagna per essere molto chiaro, eh? così potete seguire le mie spiegazioni. Allora, oggi vi parlo del gruppo di lettere SC. Mm? e vi scrivo delle parole dialettali sentite che silenzio eh? ne mettiamo un'altra dai Ecco, voi vedete, questi termini iniziano con l'SC. Ecco, uno che non conosce il dialetto, cosa fa? Legge sciapada, sciop, scet, sciari. In realtà bisogna leggere sciapada, sciop, scet, sciari. E allora, come si fa per facilitare questa corretta pronuncia? Allora, si fa semplicemente, non serve neanche cancellare fra la S e la C si mette una linetta. Infatti se voi guardate per esempio la parola chat, se voi la trasformate in italiano diventa schietto. E cosa fa la lingua italiana per evitare proprio la pronuncia scorretta? Mette l'H. Schietto, allora sei obbligato a leggere sch, non sh. E quindi il dialetto purtroppo l'H non la possiamo mettere, che facciamo? Dobbiamo separare la S dalla C con una linetta, quindi sciapada, mh? sciop, sciapada è un gruppo disordinato di persone, sciop lo schioppo, scet schietto, sciari schiarito, il tempo si è schiarito. Quindi mi raccomando, quando usate questa SC seguita dalla I e dalla E, mh? Sempre metterci la linetta proprio per evitare una pronuncia scorretta. E questa è la prima cosa speciale che vi ho preparato. Andiamo ad una seconda cosa speciale, ad una seconda cosa particolare. Andiamo a queste forme. Go. Nel senso di o. Oh, go mal detesta. Qui c'è un problema. Siccome c'è il voce del verbo avere, alcuni autori tendono a scrivere così invece che go come l'ho scritto io. Eccolo qua. La stessa cosa ovviamente per ga. E il ga. Ecco, allora, scriviamo go così o go così o ga così. Poi c'è anche il verbo essere, ghe, attualmente accento fonico aperto, non ge, perché c'è anche il ge, gelodit, accento chiuso, ge, voce del verbo essere, accento aperto. Anche qua però si potrebbe fare la stessa cosa. In questo caso rimane la GH apostrofo E, GE oppure anche ghera Anche qui così oppure appunto come ho detto prima senza l'apostrofo così Qual è la soluzione corretta? Beh, non c'è una soluzione corretta. Io dico sempre l'autore di poesie, di testi anche in prosa che deve usare questa terminologia, deve prendere una decisione iniziale e dire io selgo questa soluzione e deve continuare su quella soluzione, non può scrivere una volta go così e poi go così, deve decidere. Mi viene in mente eh, la parola per esempio il quert della casa, ci sono alcuni autori che lo scrivono con la Q, però poi magari scrivono querta con la C. Allora, oh no, se scrivi quert con la Q, devi scrivere quert anche con la Q. Quindi è una decisione che va presa all'inizio della produzione letteraria, diciamo così. Quindi anche questa è una cosa particolare sulla quale volevo richiamare la vostra attenzione. Quindi le forme del verbo avere e del verbo essere, con quelle forme particolari lì. Ma poi c'è anche un'altra, potrei dirvi anche questa a questo punto, già che sono qua. Lo fat, eccolo qua, lo fat, oppure così, lo fat. Qual è la forma esatta? Eh beh, anche qui bisogna decidere, o così o così. Non si può ondeggiare una volta una forma, una volta un'altra forma. E quindi qui vi lascio anche questa specialità, questa cosa speciale del dialetto. Andiamo adesso a una cosa veramente sulla quale c'è un, un ondeggiamento, eh? una forma ondivaga da parte degli autori, cioè quando si scrivono i nomi propri o i toponimi. Se trovo dei cognomi tipo, non so, Bombardelli con doppia L, Vivaldelli, noi sappiamo che in dialetto dice, diciamo il Bombardelli con un L, il Vivaldelli, non so, eh, dico Facebook, lo scrivo facebook o scrivo proprio facebook come lo pronuncio? Le vie, via vergolam o via vergolano, cioè riporto la via. Villa Igea scrivo villa con una L Igea o villa Igea. Domani vado a Milano Marittima scrivo marittima con due T o marittima con una T come lo pronuncio in dialetto. Anche qua non c'è una regola precisa. Dico sempre, dobbiamo prendere una decisione iniziale mi accingo a scrivere in dialetto, devo dire, bene, io i nomi propri li scrivo come li pronuncio in dialetto, quindi Bombardelli, Milano Marittima, Lourdes, ecco, vado a Lourdes, scrivo vado l'Ourdes, no? Vado a Lourdes, scrivo proprio L-U-R-D. Quindi anche sui nomi propri devo prendere una bella decisione, come ho detto prima, per le forme del verbo essere e del verbo avere. Quindi decidiamo all'inizio se scrivere come sono scritti sulla carta geografica, come se sono scritti sulla carta d'identità per le persone, o scriviamo i nomi come li pronunciamo in dialetto, quindi senza raddoppiamenti, a volte proprio storpiati, pensate URDES che diventa l'Urde, pensate Walt Disney, eh? diventa Walt Disney, invece che scrive Walt Disney. E questa è l'altra curiosità. Andiamo a questa che veramente... Adesso io vi scrivo delle parole. Bene. Eccole qua, allora, vi dico subito come si dovrebbe pronunciare. Allora, bosch, lack, zoc, foch, biroch, no, eh no, biroch, il caretello, il caret, il biroch, ma come? Bosch, lach, zoc, foch, biroch, eh, e come mai? Allora, come si fa a distinguere la diversa pronuncia? Io, Consiglio, quando dobbiamo pronunciare la C col suono duro bosch di metterci la H qui dove non c'è l'H si legge la C diciamo dolce biroch è un altro termine non dolce ma comunque quindi bosch l'H Zoc, Foc, Biroc. Vedete la differenza? Ecco, se io non mettevo l'H eh, pronunciavo Biroc. Invece è il Biroc. Allora, bosch, beh, è il bosco. Ecco ad esempio, vedete? Bosch. Avete sentito? In italiano si dice bosco con la O aperta. Mentre diciamo il bosch. Allora, cosa faccio? Ci metto l'accento fonico. Chiuso. Beh, l'H non c'è questione di. Accenti è un'unica sillaba per cui l'accento tonico per, per forza cade sulla A. Zoc, ecco, zoc o zoc. Beh, se vogliamo aiutare la pronuncia mettiamo l'accento, questa volta aperto, zoc. Foc, che poi il foc anche mi pare che potrebbe essere, ma poi il fog, i, i faggi, i foghi, eh, sono i faggi. Invece il biroch, ecco, biroch, hoc, anche qua accento tonico sulla O e sempre accento aperto. E questa è l'altra specialità, l'altra curiosità che vi volevo proporre. E adesso vado all'ultima, quindi oggi è una lezione, vedete, breve. Poi nelle prossime volte, le prossime volte avremo qualche incontro particolare con personaggi, eccetera, eccetera. Vediamo se non cade, se cade lo stesso. Adesso ritorno. Sulla non so se ricordate sull'elisione, cioè quando cade una lettera e al posto va l'apostrofo. Io ho sempre detto quando c'è lo scontro di due lettere, di due vocali, attenzione, due vocali, non due lettere, due vocali, cade una vocale. Allora vi faccio un esempio per dire che non è sempre così. Quindi facciamo un passo in avanti. Mentre corevo, virgola. En schirat, schirat con l'accento tonico sulla A, è lo scoiattolo. En schirat, il ma, eccolo qua. Ma si scrive M apostrofo A con l'H come doppio, o ma mh, così. Io preferisco questa forma qua. Il ma traversa. La strada. Allora, voi vedete che qui dice, mentre correvo schirat ma attraversa la strada. Voi vedete che qui mentre correvo, qui c'è la O e la E. Secondo quello che vi ho spiegato, dovrei dire mentre correvo in schirat. Dovrei levare la E. Invece, in questo caso non la devo levare perché. Ma perché, scusate che raccolgo, perché qui c'è la virgola. La virgola mi obbliga, almeno dovrebbe obbligare chi vuole leggere, perché le virgole non è che si mettono così a caso come il prezzemolo, le virgole hanno un, un preciso significato. Ci sono delle regole che spiegano dove vanno messe le regole a secondo del tipo di frasi principali o secondarie, ma poi le, le virgole vanno messe anche per aiutare chi legge a leggere in modo espressivo. Ora, se io metto la virgola dopo corevo, evidentemente vuol dire che lì devo dare una certa espressività alla lettura e devo dire mentre corevo e viene spontaneo fare una pausa. Nel momento in cui faccio una pausa, io non posso più ripartire con una consonante, con la N, devo per forza partire con la E. Quindi, mentre corevo, en schirat en ma attraversa la strada. Se invece non mettessi la virgola e obbligo chi legge a fare cosa? A dire mentre correvo il schirate ma attraversare la strada. Allora sì, non facendo pausa, automaticamente faccio cadere la E. Ma se io metto la virgola, la lettera non può cadere. Quindi mi raccomando, quando c'è lo sconto, il famoso sconto di cui ho parlato, di due vocali, vi dicevo che la seconda vocale cade al suo posto, va all'apostrofo. All quando fra queste due vocali c'è una virgola e la virgola obbliga chi legge a leggere con una certa espressività e quindi lì a compiere una certa pausa, automaticamente non vale più quella regola. La lettera vocale, la seconda, deve rimanere comunque. A meno che avevo detto uno non legga senza pausa, mentre correvo schierate il ma attraversare la strada. Allora, chiaramente eh. bene. Quindi Comunque su questa uh, lezione di oggi che riguarda l'uso dell'elisione, l'apostrofe, eccetera, ritornerò ancora perché più avanti arriverò a un vero compito in classe che naturalmente farò insieme a voi, nel senso che avremo un testo sul teleschermo, un testo scritto in dialetto ma in modo molto scorretto e noi andremo a cercare di correggere questo testo, cercando di fare tesoro di quegli insegnamenti che spero abbiate voi immagazzinato, imparato appunto a fini positivi per imparare il dialetto. Quindi con questo anche oggi ho finito con questa puntata speciale. Spero appunto di ritrovarvi la prossima puntata. Spero sempre più numerosi. Vi ringrazio per l'attenzione, ricordandovi che non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Arrivederci.